Zaia, i modelli matematici confermano che i contagi e i decessi sono destinati ad aumentare. Wills 7, Simoni parla di riorganizzazione degli ospedali, di forniture di dispositivi di protezione e disponibilità di farmaci. Molti dubbi da parte degli imprenditori sul decreto che chiude le aziende, presente incerto, futuro a rischio. Luca, medico di 26 anni, da Borso a Cremona per contribuire a superare l'emergenza coronavirus. Nuova edizione di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Vediamo subito i dati aggiornati sull'emergenza coronavirus resi noti dall'azienda Zero della Regione Veneto. I positivi in Veneto quindi sono 6.582 e le persone in isolamento domiciliare sulla nostra regione sono 17.159. I ricoverati sono 1.436, in terapia intensiva sono 318, due in più della tabella di questa mattina. I decessi dal 21 febbraio sono in totale 273, 16 in più rispetto alla tabella di questa mattina. Vediamo ora i dati dell'ULS 7 Pedemontana, quindi nella tabella vediamo che i casi positivi sono 465, 287 dei quali nel distretto 1 bassanese e 178 nel distretto 2 Alto Vicentino. I tamponi eseguiti sui residenti sono 3.220. 2.761 di quali sono negativi. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.427, i ricoverati a Bassano sono 42, ad Asiago 22, a Sant'Orso 64. 23 i decessi dall'inizio dell'emergenza, 10 dei quali a Bassano, 7 ad Asiago e 6 a Sant'Orso. E intanto i modelli matematici confermano che i contagi e i decessi sono destinati ad aumentare. E a ribadirlo è proprio il governatore Luca Zaia, pronto a studiare delle deroghe negli spostamenti per alcune categorie come i ragazzi con autismo. Buone notizie invece sul fronte delle mascherine per gli operatori sanitari. Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. Io non credo alle letture di dire mai ci sono 10 in meno in terapia intensiva, oggi cioè, ci sono 4 ricoveri in meno, un morto in meno. Guardate, cioè, il trend quando è trend lo si vede giorno dopo giorno in maniera sempre più importante e vedrete che arriveremo un giorno nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi giornalmente. Quello è il punto dal quale non si torna più indietro. La prima cura al coronavirus siamo noi. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dicono che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi. Rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto 2 giorni fa e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia, di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. Meno contatti abbiamo tutti, giovani, vecchi, bambini o adulti o quello che è, più difficoltà avrà il virus a diffondersi. È un virus che fa danni, ci manda in terapia intensiva, è un virus che fa danni, ci fa venire l'encefalite, quindi problemi cerebrali, è un virus che fa danni, ci fa venire le miocarditi, e quindi problemi cardiaci, è un virus che fa danni, ci fa venire insufficienza renale, perché poi questi sono gli esiti. Quindi c'è poco da scherzare. Qualcuno dice, ma Zaia dovrebbe dire anche cose positive. Le cose positive ve le dico quando è ora di dirle le cose positive. In questa fase la cosa positiva che vi dico è restare a casa. Facciamo ora il punto con il commissario Bortolo Simoni sulla situazione per quanto riguarda la riorganizzazione degli ospedali, le forniture di dispositivi di protezione e la disponibilità dei farmaci. L'emergenza coronavirus e l'individuazione di Sant'Orso come ospedale Covid-19 impone la riorganizzazione delle strutture dell'ULS 7. Da Sant'Orso stiamo portando dei pazienti dimissibili su Villa Miari e poi andremo avanti anche con i Covid positivi per portarne 15 all'OIC, Opera Immacolata Concezione di Thiene. Si sta lavorando alacremente per svuotare l'ospedale di comunità di Marostica, che diventerà l'area Covid positivi
diciamo, a bassa sintomatologia dell'ospedale San Bastiano. 32 saranno i posti disponibili nel vecchio ospedale di Marostica per pazienti positivi al coronavirus. I medici saranno due geriatri, uno dei quali è il dottor Marin, che è rientrato dalla pensione, è andato in pensione a dicembre e adesso è rientrato a dare una mano. Poi avremo ancora una riserva sull'ISAC di Bassano per pazienti non positivi, Covid negativi, quindi, che servirà per alleggerire ancora l'ospedale di Bassano. Perché? Perché l'ospedale di Bassano si dovrà far carico di tutte le urgenze e emergenze che arrivano anche dall'area di Sant'Orso. Per quanto riguarda invece la disponibilità di DPI di protezione, il commissario Simoni assicura che l'emergenza del primo periodo è superata e adesso le scorte ci sono. Da qualche giorno le forniture da azienda zero arrivano stabili, le mascherine chirurgiche ci sono, i facciali filtranti di tipo FP2 ci sono, scarseggiano ancora un po' gli FP3 che però hanno promesso in settimana metteranno a regime. Abbiamo scorte per funzionare per 2-3 giorni, abbiamo avuto anche molte donazioni da esterni, tutti hanno a disposizione i presidi che servono. Se non abbiamo i camici useremo le tute in Tyvek che sono disponibili. Rispetto al camice sono più pesanti, più ingombranti e meno maneggevoli a lavorare, però sono di un livello superiore dal punto di vista della protezione. Sul fronte delle cure, infine. Abbiamo aderito con Bassano e Sant'Orso al primo studio, al secondo studio e adesso anche abbiamo chiesto di entrare nella sperimentazione dell'ultimo farmaco giapponese. Quindi siamo perfettamente allineati alla linea regionale. E farmaci ce ne sono in questo momento? Questo è un tasto delicato. Ce ne sono, ma non abbondano, nel senso che tutte queste terapie intensive stanno consumando alcune categorie di farmaci anestetici, curarici, per esempio sedativi maggiori, eccetera. E quindi l'impegno è di comunicare i fabbisogni alla regione e la regione sta provvedendo anche a equilibrare per evitare che da qualche ospedale ci siano scorte troppo grandi e qualche ospedale resti senza farmaco. Quindi c'è un'azione di omogeneizzazione delle disponibilità da parte della farmacia regionale. È una situazione sempre difficile anche quella delle case di riposo nella Bassanese, perché a Villa Aldina, Rossano Veneto, dopo che il direttore ha chiamato la prefettura per chiedere aiuto, domenica è arrivata la Croce Rossa. Giornate drammatiche all'interno anche della casa di riposo alla Madonnina, con ospiti che stanno male e personale decimato a causa del coronavirus. Oggi la situazione delle case di riposo, e proprio su questa situazione è voluto intervenire l'assessore Emanuela Lanzarin. Se non l'intenzione è quella di mantenere questi pazienti all'interno delle strutture, isolati dal resto dei degenti che ci sono in queste strutture, quindi creare dei moduli isolati, in modo di far sì, insomma, che vengano gestiti poi all'interno delle strutture. Abbiamo iniziato proprio, abbiamo fatto l'incontro stamattina, l'incontro odierno con i direttori generali, in cui abbiamo già dato indicazioni che negli approvvigionamenti che arriveranno quotidianamente di DPI ci sono anche i DPI per le strutture per anziani, nello specifico le mascherine chirurgiche, ricordiamolo. Mascherine chirurgico e poi un po' di attenzione rispetto anche agli altri dispositivi nelle strutture dove ci sono casi positivi e dove c'è una situazione più grave. Di alcune strutture stanno andando in affanno rispetto alla turnistica, rispetto appunto all'assistenza vera e propria. Abbiamo cercato e stiamo cercando di intrecciare quindi con la cooperazione, con le cooperative sociali eccetera, la disponibilità di altro personale, ma stiamo anche ragionando sul personale che voi sapete oggi c'è e a casa, che è quello del semiresidenziale, dei centri diurni, perché avendo bloccato e chiuso i centri diurni fino al 3 di aprile, oggi quel personale è a casa e quindi stiamo cercando di capire anche se questo personale può andare in supporto in quelle strutture che sono più in sofferenza. E sulle aziende chiuse ci sono molti dubbi da parte degli stessi imprenditori. Il futuro è incerto e anche il presente.
aziende chiuse, dipendenti a casa, cassa integrazione da attivare senza sapere bene i tempi di risposta. Presente e futuro difficile per l'economia veneta e l'associazione delle piccole e medie industrie che chiede più chiarezza. L'elenco delle aziende che possono rimanere aperte si modifica continuamente in queste ore. Si annunciano prima per televisione i provvedimenti e dopo ore e ore, se non giornate, arriva la documentazione ufficiale, creando una confusione nell'ambito dell'impresa che è abituata a ragionare nell'immediato, non da poco, perché se noi pensiamo che sabato sera viene lanciata una conferenza stampa e il decreto fino a domenica sera ufficiale non c'era, e quindi la situazione è stata veramente drammatica anche per i nostri uffici all'interno dell'associazione, perché lunedì i centralini erano in tilt per telefonate. Nonostante il presente fatto di emergenza, bisogna già pensare al futuro e alla ripresa dell'attività. Un futuro altrettanto incerto, legato a quanto pesante saranno i danni provocati dalla crisi. E il futuro sarà fatto anche di sostegno e attenzione ai danni sociali provocati dall'emergenza sanitaria. Significa che la ripresa, se ci sarà, non sarà solo una questione di soldi. No, non sarà solo una questione di soldi. Qua effettivamente oggi stiamo gestendo la fase 1, come le dicevo prima, è l'emergenza sanitaria. Qua il governo, ed è questa la nostra grossa preoccupazione, non sta già intervenendo sulla fase 2, che è quella fase importante dell'economia di questo paese. Noi dobbiamo renderci conto che da domani il 70% delle imprese italiane non produce. Quindi quel 70% di imprese italiane, se non viene tutelata, se non vengono create quelle condizioni economiche, sociali, per poter permettere, una volta che è finito questa emergenza, di riprendere con la stessa velocità, noi rischiamo che quel 70% ne troveremo forse 40 e il 30 lo perdiamo. Dietro a questo si creerà un grosso problema sociale, perché dobbiamo anche considerare che il consumo privato verrà totalmente bloccato. Fondamentale il rapporto con il governo e la chiarezza dei provvedimenti, da gestire non solo l'economia, ma tutto un modo diverso di vivere, di affrontare il mercato del lavoro e l'economia, che ci impone di riflettere e fare le scelte giuste oggi per non pentirsene domani. Ed ora una nota sui mercati di Bassano, che saranno sospesi fino al 3 aprile prossimo. Quindi da domani niente mercato settimanale del giovedì e anche del sabato mattina. Niente mercato agricolo della domenica mattina in quartiere Angarano e i posteggi per la vendita di beni alimentari che si svolgono nell'area pubblica. Il mercato ortofrutticolo sarà solamente aperto agli operatori. E diamo ora una bella notizia, perché oggi è iniziata anche a Bassano la distribuzione delle mascherine della regione. Buongiorno, buongiorno signora Maria. Sto caro Maria? Sì. Vi consegniamo la mascherina della regione. Sa? Grazie. Di dovere. Tu grazie. Tu la conosci? Sì. Andiamo avanti da vicino. Ecco, va bene, dai. È iniziata questa mattina anche a Bassano, qui siamo a Marchesane, la distribuzione delle mascherine della regione. Ecco i volontari all'opera mentre consegnano i dispositivi di protezione. A Bassano ne sono arrivate 14.250, destinate almeno in questa prima fase agli over 75, alle persone che sono già assistite a domicilio da associazioni di volontariato e ad altre fasce deboli della popolazione. Oggi, oltre a Marchesane, le mascherine sono state consegnate anche in quartiere Angarano, a San Marco, Varrovina, Rubbio e San Vito. Domani la distribuzione proseguirà nelle altre zone di Bassano. Oltre a quelle della regione, i sindaci del territorio bassanese e dell'Altopiano si stanno organizzando e coordinando per la fornitura di mascherine da alcune grandi aziende locali che possano garantire la sterilità del processo produttivo e le quantità necessarie per ogni nucleo familiare. Si ricorda che le mascherine non sono da considerarsi presidi medici, mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone. Inoltre sono strettamente personali, non è consentito un utilizzo promiscuo neppure tra i componenti dello stesso nucleo familiare e non sono lavabili. E la prima regola comunque rimane sempre la stessa, restare a casa. Ed ora la storia di un giovane medico di Borso del Grappa che si trova in prima linea a lottare contro il virus. Ho partecipato appunto a una chiamata delle aziende lombarde e sono stato assegnato all'ospedale di Cremona, e qui
svolgo un'attività di pronto soccorso e cerco di dare una mano per quanto possibile. Originario di Borso del Grappa, quindi proprio vicino a Bassano, ha studiato a Padova, si è laureato a Padova, poi ha fatto anche una bella esperienza all'Ulsette, al San Bassiano. Sì, io lavoro in continuità assistenziale, quindi nel territorio, e per alcuni mesi sono stato a Rosai, adesso sempre all'interno dell'Ulsette lavoro presso la continuità assistenziale di Asiago. Voi siete in prima linea continuamente, ogni giorno, per stare vicino alle persone malate, per stare vicino alle persone che vengono colpite dal Covid-19. Sì, diciamo che la principale difficoltà è forse più a livello emotivo. Noi siamo fortunatamente dotati di DPI, quindi di tutte le protezioni individuali, ce le abbiamo e siamo sempre ben protetti. Anche se devo dire che il tasso di positività tra i colleghi è molto alto, elevato, e anche per questo un po' il motivo per cui c'è stata una chiamata alle armi, diciamo, dei vari medici italiani. E ci troviamo ad accogliere davvero tantissime persone con realtà completamente diverse, diventiamo improvvisamente il loro unico punto di riferimento, perché purtroppo in questa situazione di emergenza gli ospedali sono chiusi, non possono accedere i parenti. C'è paura da parte vostra? C'è timore? Beh, il timore forse non ci si pensa. Certo, quando succedono alcuni fatti ci si ferma un attimo a riflettere. Sabato abbiamo dovuto chiamare l'anestesista per intubare un 18enne. Sicuramente questo ha provato tutto il personale, anche perché comunque era un 18enne in piena salute che stava benissimo. E quindi ci fa un po' rendere conto che siamo tutti vulnerabili e siamo tutti di fatto in pericolo. Credo che non avrei potuto essere in nessun altro posto, nel senso che mi sento di aver fatto la cosa giusta, anzi invito anche i colleghi giovani neoabilitati a mettersi in gioco e dare una mano, insomma, in questa situazione di emergenza. Io la ringrazio. In bocca al lupo per tutto davvero e come sempre immagino che anche da parte vostra, da parte dei medici, valga l'imperativo categorico restare a casa. Assolutamente sì, è fondamentale avere meno contatti possibili con tutte le persone, a maggior ragione se si hanno sintomi o se hanno avuti contatti con persone positive. A novembre avevamo festeggiato i suoi primi 100 anni e se n'è andata Anna Maria Anna Zanin, la storica insegnante premio Città di Rosà 2006, che a 70 anni era diventata dottoressa di medicina e chirurgia. Se n'è andata Maria Anna Zanin, rosatese doc, per 40 anni insegnante alle elementari e alle medie. Una figura caratterizzata dalla tenacia, dalla forza, dall'entusiasmo, dalla sete di conoscenza che avevamo incontrato lo scorso 6 novembre per festeggiare i suoi 100 anni di vita, circondata da tante persone, compresi i suoi ex alunni che avevano voluto renderle omaggio. Con ben 3 lauree in saccoccia, una in matematica, una in fisica, una in medicina, conseguita con lode all'età di 70 anni, nel 2006 a Maria Anna Zanin venne conferito il premio Città di Rosà, riconoscendo il suo attaccamento al lavoro e le tante iniziative a favore del locale centro diurno anziani, mettendo a disposizione le sue conoscenze in campo sanitario proprio a seguito della laurea in medicina. Nel giorno del suo compleanno aveva ammesso il suo amore per l'insegnamento e non solo. Le piaceva insegnare? Sì, moltissimo, e fa tanta beneficenza e stare sempre con i bambini che avevano bisogno. Ai bambini aveva dedicato un pensiero durante la premiazione a Rosà. I bambini hanno bisogno di essere ascoltati, aveva detto. Quando parlate con loro fermatevi, non si può parlare con un ragazzo continuando a fare i fatti propri senza guardarlo in faccia. Fissate le persone negli occhi, uno sguardo, un sorriso, un attimo di tempo, dedicatelo con affetto, con amore. Vi raccomando, il tempo è un capitale enorme, dovrete gestirlo bene e donarne un po' a tutti. E noi la vogliamo ricordare così. Ecco, io devo dire solo grazie. Grazie a tutti, se no mi commuovo e piango.
Vi diamo ora il resoconto delle donazioni che state facendo all'associazione Helios Onlus per acquistare strumentazioni e macchinari da donare a San Bastiano in questo momento di emergenza. Quindi questi i numeri nell'ottica della trasparenza che vi abbiamo sempre assicurato e garantito. Quindi il 23 marzo sono stati raccolti 33.210 euro, il 24 marzo 12.040 euro, oggi 25 marzo 122.241 euro e 27 centesimi. Quindi il totale nei tre giorni di raccolta sono 167.491,27 centesimi. E tra i sostenitori dell'iniziativa promossa dall'associazione Helios Onlus c'è anche l'attore Alessandro Preziosi. Amici, sono momenti di grande difficoltà, dove le difficoltà si superano solo ed esclusivamente attraverso un sano principio di solidarietà. Gli amici dell'associazione Helios Onlus stanno cercando di fornire agli ospedali che hanno bisogno strumentazioni fondamentali. Il vostro contributo, la vostra capacità di informarvi sarà un atto importante e a mio avviso doveroso. Buona fortuna a tutti. Questa sera 21:15 Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli. In collegamento ci saranno anche Maria Farina, Nicola Finco, Gio Formaggio, Pietrangelo Pettenò e Antonella Tocchetto, quindi non perdete l'appuntamento. Vediamo ora le previsioni del tempo di domani. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata a tutti voi. Arrivederci. Da Cherubin, oltre 30 tipi di vini del Piave. Cabernet Sauvignon, azienda agricola Carrère, a 1,60 euro al litro. Vini in bottiglia da 4,40 euro a bottiglia. Bentrovati al meteo. Condizioni di tempo variabile sul nostro territorio. Qualche piovasco, forti venti di bora e clima ancora freddo. Il dettaglio di giovedì 26 marzo. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto un po' dappertutto e come detto non si esclude nemmeno qualche goccia di pioggia sulle zone pedemontane, specie al mattino. Temperature stabili ma ancora sotto la media del periodo, minime tra meno 1 e 2 gradi, massime invece tra 6 e 9 all'incirca. Stessa situazione anche a Vicenza, nella città di Bassano del Grappa in particolare sarà una giornata caratterizzata da molte nubi e cielo grigio sin dal mattino e anche qui saranno possibili dei rovesci, in genere comunque di debole intensità, temperature stazionarie. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta, arrivederci. Prova il nostro roast beef prodotto da allevamenti a Cassola e il bastardo misto capra a 9,90 euro al chilo. Cherubin a Bassano. Chiamaci, prenota la tua spesa e passa a ritirarla. Inoltre, consegna a domicilio zona Santa Croce e quartiere Firenze.